Ciao mie care amiche, bentornate sul mio canale. Oggi vi spiego come realizzare questi fiorellini che, come avete potuto vedere nella foto iniziale, sono utilizzati spesso per fare le tende, quelle tutte colorate. Io ovviamente lo eseguo in un colore unico, ho già effettuato il primo, in modo tale che vi faccio vedere anche l'unione tra i due fiori. Voglio un attimino zoomare la macchina. Ok, quindi faccio l'altro fiore in modo da farvi vedere come poi unirle in un secondo momento. Allora, ho utilizzato un filato numero 8 e un uncinetto numero 2, ma in realtà dovreste usare l'1,75. Però diciamo che col 2 pure potete lavorare bene. Si parte con un anello magico. Al cui interno andremo a fare 12 maglie alte separate da una catenella. La prima maglia alta sarà sostituita da 3 catenelle più una, che sarà la catenella di separazione. Quindi la prima maglia alta già fatta. Andremo ad eseguire la seconda maglia alta e una catenella. 3 e una catenella. 4. Sperando di non uscire fuori lo schermo, è una catenella. 5, una catenella. Qui ho fatto il nodino. Aspettate un attimo che lo libero. Vediamo se si è liberata adesso. No. Può capitare, che il filato ci si impigli mentre ci si accinge a lavorare e ci fa perdere un poco di tempo. Vabbè, io vado avanti, non fa niente, tanto a me non serve il fiore per una tenda. 2, 4, 5 abbiamo detto, una catenella. 6. Una catenella, 7, una catenella, 8, una catenella, 9, una catenella, 10, una catenella, 11, una catenella e 12. Facciamo un'ulteriore catenella, stringiamo il cerchio e andiamo ad unire questa catenella con la terza maglia, terza catenella fatta al principio. Ok. Ora, arrivati a questo punto, ovviamente me lo sono segnato, se no me lo dimenticavo. Arrivati a questo punto, dobbiamo andare a fare il centro del fiore, quindi 36 maglie alte in totale, tutto intorno. Come faremo? Ne faremo una sulla maglia alta sottostante. Ovviamente la prima è sempre sostituita dalle 3 catenelle e le altre due le andremo ad effettuare nell'archetto che abbiamo creato con la catenella di separazione. 4 sulla maglia alta sottostante, 5 e 6 nell'archetto. 7. Man mano che lavorate nascondete anche il filo in disavanzo. 8 e 9 nell'archetto. 10 sulla maglia alta sottostante. Sono inquadrata, sì, boh. 11 e 12 nell'archetto. 13 nella maglia alta sottostante. 14, 15 nell'archetto, 16 sulla maglia alta sottostante, 17, 18 nell'archetto, 19 sulla maglia alta sottostante, 20, 21 nell'archetto, 22 nella maglia alta sottostante, 23-24 nell'archetto,
25 sulla maglia alta sottostante, 26, 27 nell'archetto, 28 sulla maglia alta sottostante, 29, 30 nell'archetto, 31 sulla maglia alta sottostante, 32, 33 nell'archetto. Scusate, ma ho mal di gola. 34 sulla maglia alta sottostante, 35, 36 nell'archetto. Uniamo con una maglia bassissima e abbiamo il centro del nostro petalo. Ora, come continuerà la lavorazione? Effettueremo 4 maglie alte distanziate da 6 catenelle. Ora, se voi volete fare il doppio colore, arrivate a questo punto, potete cambiare il colore per il petalo. Quindi taglierete il filo e iniziate con un colore nuovo. La prima maglia alta sostituita da 3 catenelle e facciamo le altre 3, 2, 3 e 4. Ora eseguiamo le 6 catenelle e subito facciamo, senza lasciare nessuna maglia di base, facciamo le altre 4 maglie alte. 6 catenelle e attacchiamo subito con le altre 4 maglie alte, così per tutto il giro. Ok, 6 catenelle e ancora 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. 6 catenelle, attacchiamo subito con le 4 maglie alte. Catenelle e attacchiamo con le 4 maglie alte. Okay, 6 catenelle, 4 maglie alte. È una tenda molto bella che mi ha sempre ispirato, però non ho mai avuto il tempo di mettermi lì a studiare il petalo. È arrivato il momento di farlo poi. Dopo vari tentativi sono riuscita a trovare il petalo che più mi piaceva. Sono quasi arrivata alla fine. Ecco qua. Effetto le ultime 6 catenelle e mi ricongiungo alla maglia alta. Ok. Ora cosa dobbiamo andare a fare? In questi archetti formati dalle 6 catenelle dobbiamo andare ad inserire al suo interno 7 maglie alte, 2 catenelle di separazione e ulteriori 7 maglie alte, per poi andarci a ricongiungere al centro di queste due maglie, nel centro delle 4 maglie alte con un punto bassissimo. Faccio una catenella, volto il lavoro, filo sull'uncinetto e parto subito con le prime 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle. Di nuovo 7 maglie alte. 3,
4, 5, 6 e 7. Conto 2 maglie alte e al centro di queste 2 maglie alte entro con l'uncinetto ed effetto la mia maglia bassissima. Filo sull'uncinetto, passo nell'archetto successivo per effettuare il primo gruppo di 7 maglie alte. 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle di separazione. Altre 7 maglie alte. Al centro, dopo le 2 maglie alte, entro con l'uncinetto, maglia bassissima, punto bassissimo, maglia bassissima. Vado nell'archetto successivo ed effettuo le 7 maglie alte. Sei e sette. 2 catenelle di separazione, ulteriori 7 maglie alte. 6 e 7. Al centro delle 4 maglie alte, dopo la seconda maglia alta, entro con l'uncinetto. Punto bassissimo. Continuiamo. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 2 catenelle, ulteriori 7 maglie alte. 5, 6 e 7. Al centro, punto bassissimo. Ulteriori 7 maglie alte. E continuate così fino alla fine. Ok, ci rivediamo dopo. Una volta che voi siete arrivate alla fine del vostro fiore, lo mettete da parte. Vi consiglio di eseguirne un paio, forse, diciamo, per trovarvi avvantaggiate nella successiva unione, un po' come la piastrella che ho fatto nell'altro video del centro tavola. Quando vi accingerete a fare il secondo fiore, una volta eseguiti 2, 4, 6, 7 petali, alla maglia bassissima. Dopo il settimo petalo iniziate a congiungere i fiori stessi. Allora faremo le sette. Io mi trovo in questo, voi vi troverete in questo momento col secondo fiore a questo punto qua, nel centro delle 4 maglie alte. Filo sull'uncinetto e vi accingerete a fare le 7 maglie alte nell'archetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 7. A questo punto dovremmo fare le catenelle. Quindi io ne faccio una. Prendo il fiore che già avevo fatto, avevo eseguito, entro con l'uncinetto nello spazio delle 2 catenelle. Quindi entro in questo modo, mi avvicino. Allora, io ora sto con la settima maglia alta sull'uncinetto. Entro nell'archetto, pesco il filo e mi vado a fare la seconda catenella. Filo sull'uncinetto ed eseguo le 7 maglie alte. 3, 4. 5, 6 e 7. Punto bassissimo fra le maglie alte.
filo sull'uncinetto 7 maglie alte nell'archetto successivo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una catenella. Riprendo il lavoro che sotto, badando bene che sia il dritto, entro con l'uncinetto nello spazio delle due catenelle, pesco il filo ed eseguo la mia seconda catenella come se non avessi fatto niente, cioè come se non fossi entrata in quell'archetto. Pesco di nuovo il filo ed entro nelle sette maglie alte, eseguo le sette maglie alte. Cinque, sei e sette. Entro al centro delle maglie alte sottostanti, punto bassissimo, e chiudo il lavoro con un endomi alle maglie alte dell'archetto del petalo. Ecco qua. Questo è il risultato. Ok? Ora vi chiederete: sì, ok, ma i petali sono 9. Se io ricongiungo, se io congiungo due laterali, poi non mi trovo sotto, perché la domanda che mi sono posta anche io. Allora, lo schema è così: i petali escono dispari. Se ne facciamo uscire pari, ci perde di bellezza. Voi potete provare. Se non vi piace che esce a 9 petali, potete fare anziché 36 maglie alte qui, andarne a fare 32. Quindi vi troverete con 8 petali e non più con 9. Già un primo problema sarebbe risolto. Vi troverete poi due petali congiunti qua, due petali qua, due petali qua e due petali qua. E tutto tace. Se invece vi piace il fiore così, allora l'alternativa sarà che voi scusatemi sempre, ma purtroppo non, ripeto, non sto tanto bene. Allora, in base a come vi si presenterà il lavoro, così unirete. Ad esempio, io qui mi trovo due punte in alto, quindi unirò due punte. Qui me ne trovo una e due e unirò due punte, lasciando questo libero. E sotto unisco due punte. Due punte qua, due punte qua, due punte qua e la maglia me la troverò libera qua. Sicuramente risolverete a farne 32 qui dentro anziché 36. E voi ora mi state chiedendo come faccio ad arrivare a 32 anziché 36? Dove vi mangerò una maglia? Dove vi capita? Cioè, ricordatevi che certamente non tutte alla fine. Ad esempio, siamo partite, abbiamo fatto una maglia alta, sulla maglia alta sottostante, due maglie alte. Potreste fare direttamente una maglia alta, sulla maglia alta sottostante, una maglia alta nell'archetto e passi direttamente, si passa direttamente sulla maglia alta successiva. Questo lasciando poi dobbiamo mangiarci 4 maglie, quindi dividiamo 32 per 4 sarebbe 8, quindi 1, 2, 3, 4. Io farei ogni 4 archetti. Mi mangerei una maglia alta, quindi se me la mangio qui la prima, faccio 1, 2, 3 e qui me ne mangio la seconda, 1, 2, 3, qui mi mangio la quarta, 1, 2, 3, mi mangio pure qui un'altra maglia, oppure 1, 2, 3, nella quarta, qui parto, ne faccio una, quindi me ne sono mangiata già una di maglia alta, ne lascio due, qui ne mangio la seconda. Ne lascio due, qui mi mangio la terza, ne lascio due, la quarta e ne abbiamo due e ci troviamo. Quindi un archetto con una sola maglia alta, due archetti con due maglie alte all'interno. Questo per trovarvi dopo con 8 petali. Ok? Spero che il video vi sia stato utile. Ah, volevo dirvi pure le misure. Ovviamente le mie misure ora saranno con 9 petali. Sono in totale 16. Come si fa a calcolare quanto materiale dobbiamo acquistare per effettuarci una tenda? Io qui avevo fatto un calcolo ipotetico su misure di 40 di una portafinestra, quindi 40 per 1,80 m.
Stirando il fiore all'incirca, quando lo andiamo a dinamidare, a sistemare tutto, vi arriva sui circa 10 centimetri, poco più, poco meno. Quindi per una porta finestra sarebbero 4 per fare 40 e automaticamente 18 per scendere giù. Voi andrete a fare 18 petali, 18 fiori per 4, forse è pure esagerato. Sì, 18 fiori per 4 e vi escono 144 fiori. Ogni fiore mi pesava circa 5 grammi. In ogni gomitolo da 100 grammi ve ne usciranno, nel caso del filato numero 8, ve ne usciranno 20 di fiori all'incirca sempre. Quindi farete poi dopo il calcolo. Ok, mi escono 20 fiori, ne devo fare 144, 144 diviso 20 mi esce 8 gomitoli. Più o meno il calcolo è questo. Ok, spero che il tutto vi sia stato utile. Se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale, seguitemi anche su Facebook, che è un gruppo ancora un po' morticello al momento, ma è come un orto, lo andremo a coltivare piano piano. Le cose lavorate piano sono le più belle e ti danno più soddisfazione nel futuro. Io ripeto, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella per restare sempre aggiornate e ci vediamo ai prossimi tutorial. Grazie e ciao ciao.